Ciao a tutti amici di Bet Italia Web, benvenuti e bentornati nelle nostre frequenze, il podcast che ogni mattina apre la giornata degli scommettitori sportivi. Ci siamo anche per questo giovedì, dobbiamo parlare di tanto calcio, dobbiamo parlare di basket perché inizia l'Eurolega, ci sono i mondiali di atletica leggera ma anche quelli di rugby, di volley e ovviamente hockey KHL. Non mancheranno anche le nostre free pick. Ieri giornata di calo, ve ne avevamo date tre, ne abbiamo presa solo una, la vittoria del Chelsea in casa del Lille. Abbiamo però sbagliato il gol no dell'Inter e anche in KHL la vittoria della Dinamo Mosca che contro il Cerepovets che non è arrivata. Oggi vi daremo 4 free pick, 3 sull'Europa League, una sull'Hockey KHL, quindi cercheremo subito di rifarci, però andiamo a vedere il programma della giornata che ci aspetta oggi, anzi facciamo prima un passo indietro perché ieri è andata in archivio la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, come detto l'Inter a Barcellona il gol finalmente lo ha fatto e lo ha fatto dopo pochissimi minuti con Lautaro, ma alla fine Suarez ribalta la partita, il Barcellona vince 2-1, i nerazzurri rimangono fermi con un punticino nel girone, la situazione si fa sempre più difficile. L'altro italiano in campo era il Napoli che giocava in Belgio contro il Genk e anche i partenopei sono stati fermati sullo 0-0 dopo il debutto straordinario a San Paolo contro i campioni in carica del Liverpool. Andiamo a vedere le quote aggiornate, le quote antepost per la vittoria della Champions League. Il Manchester City è favorito a 4, seguito dal Barcellona a 6,50, poi c'è il Liverpool a 7. Subito dopo un tris di squadre a 8 di quote sono PSG, Bayern Monaco e Juventus. Le squadre di Madrid sono un po' più attardate, Real a 15, Atletico a 20, poi c'è il Napoli a 25. Molto più indietro ovviamente le due squadre italiane nero-azzurre, ovvero l'Inter a 100 e l'Atalanta a 200. Oggi è giovedì, come sempre appuntamento di Europa League, anche qui seconda giornata della fase gironi, 24 partite in programma divise come sempre tra la fascia oraria delle 18.55 e quella delle 21. Alle 18.55 c'è la trasferta austriaca della Roma che è attesa a Graz dal Wolfsberger, squadra particolare però da non sottovalutare. Alle 21 invece toccherà Lazio-Rennes, approfondiremo queste due partite più tardi in free pick. Volevo dare uno sguardo anche al campionato di Serie A perché domani inizia la sesta giornata di Serie A e che è quella di Inter-Juve, ma volevo prima parlare dell'anticipo del venerdì Brescia-Sassuolo, partita particolare per i neroverdi che ieri hanno ricevuto la brutta notizia della morte del patron Squinzi, che negli anni ha portato il Sassuolo preso dalla C2 fino alla Serie A e fino all'Europa League, una grave perdita imprenditoriale e anche sportiva. Squinzi per anni è stato nel ciclismo con la Mapei a livelli altissimi, quindi una grave perdita. Domani a Rigamonti, se credete in una vittoria dei neroverdi per Squinzi, la trovate fino a 3,10 di quota, interessante. Cambiamo sport, andiamo verso la pallacanestro, basket, inizia la 18ª edizione di Eurolega ed inizia alle ore 19 con Khimki Mosca Maccabi Tel Aviv, alle ore 20 invece toccherà Panathinaikos Stella Rossa, mentre alle 20.30 l'evento più atteso, l'Olimpia Milano di Ettore Messina va sul campo del Bayern Monaco, è un debutto attesissimo anche per Luis Scola tra le fila di Milano, che però oggi è leggermente sfavorita a 2. Alle 21 invece si chiuderà con Real Madrid-Fenerbahce, la finalina del maggio scorso vinta dagli iberici, chissà come finirà questa sera, io come sempre per gli studi, le analisi e le free pick del nostro Frariz vi invito nel canale Telegram il Presidente Basket. Passiamo all'atletica leggera e mondiali, 7ª giornata da Doha, oggi questa sera ci sono 4 finali in programma, si inizia alle 21.35 con il lancio del peso donne, è favorita la cinese Lin Diao, alle 22.50 toccherà i 400 metri sempre femminile dove c'è la Mille Rubibo, atleta delle Bahamas da seguire. Alle 23.05 tocca l'heptathlon 800 metri femminile dove la britannica e campionessa europea Johnson Thompson stacca tutti. Infine alle 23.25 si chiuderà con il decathlon 1500 metri maschile dove in testa alle lavagne c'è il canadese Damian Warner.
A proposito di mondiali, continuano anche i mondiali di rugby. Mentre stiamo parlando, si sta giocando già una partita. Vediamo se riesco a vedere come sono messi. Ah no, si deve ancora giocare, scusate. Si è giocato Figi-Georgia, con le Figi che hanno vinto 45 a 10, dominando nel secondo tempo 38 a 7, dopo un primo tempo in equilibrio. Alle 18:15 toccherà a Irlanda-Russia. Io però volevo parlare di domani per quanto riguarda il rugby, perché è la giornata di Sudafrica-Italia. Gli azzurri non hanno sbagliato le prime due partite di questo mondiale, che però ovviamente erano alla portata, e contro gli Springboks sarà tutta un'altra cosa. L'ultima sfida contro la nazionale sudafricana l'abbiamo persa 35-6. Battemmo il Sudafrica l'anno prima, l'unica volta in cui la nostra nazionale riuscì a battere quella sudafricana. Appuntamento domani mattina alle 11:45. Se credete nell'impresa azzurra, la trovate fino a 17 volte la posta, quindi una quota alta, ma veramente parliamo quasi di miracolo più che di impresa. Passiamo al volley. Oggi giornata di pausa ai mondiali di pallavolo. L'Italia torna in campo domani mattina o questa notte, come preferite, alle ore 5:30 contro l'Argentina. Le quote sono perfettamente in equilibrio, 1,87, anche perché l'Ital Volley giovane di Chicco Blangini ha perso le prime due partite. Se con il Team USA ci stava, con il Giappone il 3-0 secco che abbiamo preso ci stava un po' meno. Staremo a vedere se riusciremo invece a vincere contro l'Argentina. Domani alle 8 di mattina è molto interessante anche Stati Uniti-Polonia. Gli americani sono di poco favoriti a 1,75 sui polacchi che si giocano 1,90. Chiudiamo come di consueto con l'Hockey KHL. Ieri purtroppo abbiamo fallito, la Dinamo Mosca ci ha tradito in casa, ha perso contro il Cerepovez. Rimaniamo comunque con un ottimo profitto in questa stagione di scommesse sull'hockey: 24 pick esatte, 9 sbagliate, quasi 30 unità di profitto, un ROI del 36,84%, quindi un ritorno di investimento ottimo. Oggi 5 partite in programma, una è già iniziata alle ore 11 nel nostro canale Telegram Bar Sport Web. Abbiamo già dato la prima free pick di Insider, perché non avremmo fatto in tempo a registrarla sul podcast, per questo. Anche per questo vi consiglio sempre di seguirci anche nei canali Telegram. La giocata che abbiamo dato alle ore 11 è Khabarovsk-Kunlun. Abbiamo giocato sulla vittoria del Khabarovsk, testa a testa, quindi vittoria anche nei tempi supplementari o ai rigori. E tra l'altro, mentre sto registrando, vedo che il Khabarovsk è già in vantaggio dopo i primi 5 minuti, quindi molto bene. Ve ne daremo un'altra di free pick sull'hockey, ma prima ve ne diamo tre di calcio, quindi free pick. Free pick, come detto, tre scommesse sull'Europa League. Iniziamo da Wolfsberg Roma, giochiamo over 2,5, 1,66 stake 4. Parliamo di due squadre che hanno vinto entrambe per 4-0 la prima giornata di Europa League. Attenzione a sottovalutare il Wolfsberg e gli austriaci che alla prima giornata sono andati a vincere 4-0 sul campo del Gladbach. La Roma dietro traballa ancora un pochino, potremo vedere anche oggi almeno 3 gol. La quota non è altissima, però over 2,5, 1,66 stake 4 è la nostra prima scelta. Seconda scelta, Lazio-Rennes, gol sia 1,90 stake 2. Sia Julien Stéphane che Simone Inzaghi hanno nelle rispettive difese i reparti meno solidi, e oggi all'Olimpico si potrebbe vedere almeno un gol per parte. Infine, terza giocata sul calcio, Alkmaar Manchester United. Anche qui andiamo su una partita da reti, andiamo su over 2,5 a 2 stake 2. L'Alkmaar ha debuttato in Europa League col 2-2 contro il Partizan. Gioca in casa contro lo United, che invece ha faticato alla prima contro l'Astana, ha vinto solo 1-0, ma ha sempre subito gol lo United nelle ultime due partite, compresa la Coppa Nazionale contro il Rochdale, dove ha davvero faticato all'Old Trafford. Vediamo se in Olanda un gollettino lo subirà e magari ne segnerà due, quindi andiamo con over 2,5. Infine, ultima giocata, Hockey KHL, Baris Nur Sultan Torpedo Nizhny Novgorod. Giochiamo sulla vittoria anche qui dei padroni di casa, in testa a testa, quindi possono vincere anche nei tempi supplementari o ai rigori.
E quindi vittoria Baris Nur Sultana 1,72 stake 2. Il Baris rimane una buona squadra in casa, un ottimo rendimento interno nonostante il recente 5-2 perdente contro il Kunlun, partita che ci ricordiamo perché avevamo scommesso sulla vittoria del Baris. Giochiamo sul riscatto oggi in casa contro la Torpedo, che va male in trasferta, ha perso 5-1 l'ultima trasferta sul ghiaccio dell'Ufa. Il Nizhny Novgorod inoltre ha perso sempre negli ultimi 6 viaggi sul ghiaccio del Baris Nur Sultan, quindi andiamo con la vittoria del Baris. Io anche per oggi ho detto tutto, vi do appuntamento oggi pomeriggio, giovedì ricchissimo perché c'è Sport USA News and Tips, dobbiamo parlare del Tuesday Night di football americano NFL, dobbiamo parlare di baseball MLB perché continuano i playoff, ieri siamo andati in cassa con Tampa Bay e soprattutto dobbiamo parlare anche di hockey NHL perché è iniziata la stagione non bene per me, molto bene per Morfeo, quindi seguite i nostri consigli oggi pomeriggio su Sport USA News and Tips e come ogni giovedì c'è anche Motor Peak col Panda perché bisogna parlare della MotoGP, nel fine settimana si corre al Buriram in Thailandia. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, buone scommesse e puntate sempre con la testa. Ciao!